dolce, tanto dolce, ti ho vista tra la folla, ma ora non ci sei più. Ti cercherò, ti troverò, ma tu, oh Susino, dove sei tu? Certo che c'è, stupidone. Vieni. Ma come? Non dice niente? Non è geloso? Altro che. Figurati che proprio ieri ha fatto pugni con un tassista perché mi stava guardando dentro la scollatura. Che cosa significa? Intendevate fare uno scherzo, vi dico subito che non l'ho trovato divertente. Non è uno scherzo. Ah no, io me ne vado. Ma no, vieni. Per niente al mondo si muoverebbe di lì. È come se non fosse in casa. Avanti. Cammina. Che fai? Lasci aperta la porta? Certo, così sentiamo quando finisce il programma. Sta tranquillo, non aver paura. L'importante è non disturbarlo e lui è contento. Ma come Chris, credi che io sia un uomo finito, un relitto che si deve mettere da parte. Adesso ho bisogno di quella medicina che hai preparato per me. No. È l'unica cosa che riesce a calmarmi, lo sai? Abusarne sarebbe pericoloso. Margaret, tu sola puoi aiutarmi, ti prego. Cerca di rilassarti. Ma dovevo ucciderlo. Per far ricadere la colpa su Kendall. Io dovevo ucciderlo! Non lo capisce, avvocato Malden? Non lo capisce! Primo stadio. Aumentare le vibrazioni e i rumori. Avanti. Aumentare le vibrazioni. E che tipo di donna è questa vedova Wilson? Carina, facilmente consolabile e anche piuttosto scaltra. Non è uno scherzo, signore. Le prove sulla resistenza di Greaves hanno dato risultati negativi. Lo sostituisca. Ma è solo una forma di nevrosi ansiosa. Dottoressa Horn, vuole forse che io mandi all'aria un progetto di centinaia di migliaia di dollari soltanto perché un pilota è diventato all'improvviso un po' nervoso? Omicidio, di primo grado. Abbiamo trovato l'arma del delitto, una rivoltella d'ordinanza calibro 45. Quindi tutto il piano con gli orari dei movimenti e la preparazione della scena che doveva accusare Greaves del delitto che ha commesso lei, Chatter. Vede, avvocato Malden, io non avevo niente contro il generale Glenn. Lo conoscevo appena. Ma dovevo ucciderlo! Quarto stadio, aumentare le vibrazioni. Coraggio, signor astronauta! Tutta l'America vi sta guardando! Io non chiedo risposta. Ho consentito a chiedere una proroga di 10 giorni, ma crede che servirebbe? Avanti, risponda. Tesoro, mi porteresti un whisky? Sì, amore, dov'è? Di là, in salotto. Eh? Ma dai, puoi andarci tranquillamente. Non si volta mica, sai? Sì, sì, vado, vado. Un whisky in salotto. Con un po' di ghiaccio, amore. Sì, sì, col ghiaccio. Avanti, la porta è aperta. Mani in alto, sarà bene che veniate con noi. E per quale ragione? Le consiglio di non fare difficoltà, signor Haller. Adesso si può finalmente sapere che diavolo è successo? Glielo dica, signor Holden. Arrivando a casa ho trovato la porta aperta. Le stanze erano tutte sossopra come se ci fosse stata una lotta. Il senatore era morto. Che cosa? Avevano tagliato i fili del telefono, così sono tornato in città per chiamare la polizia. Che ore erano? Le 8:15. Dov'era stato fino a quel momento? Al mio ufficio e poi al laboratorio di ricerche spaziali. Tutta questa storia è semplicemente assurda.
Ha sentito Haller? Non è possibile, sono entrato nella villa dopo che c'era stato lei. Non ho visto un oggetto fuori posto, il senatore Brengel era vivo quanto me. Ho parlato con lui non più di un quarto d'ora fa, alle 9 là dentro. E non sono pazzo. Allora ci deve spiegare questo mistero. Lei non mi crederà, le sembrerà una storia incredibile, assurda. Ma le giuro, avvocato Malden, che non c'era il minimo disordine in quella stanza e che ho parlato con Brengel. Basta, portatelo via. Prima di andartene, portami il curriculum che ti ho chiesto 3 giorni fa. Hai avuto paura, eh? Io? Sì, sì. Sangue nello spazio, originale televisivo di Peter Bowley. La trasmissione è terminata e il signore se ne deve andare. Eh? Urca! Va piano, c'è ancora qualche minuto, sai. Devono ancora annunciare il programma di domani. La cravatta, dov'è la cravatta? Ciao! Ciao, ciao! Va, 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 va! Allora, ci vediamo domani sera, eh? Non è possibile, c'è tribuna politica. È l'unica cosa che non vede. Va bene venerdì? Va bene. Ciao! Ciao! Le nostre ciao. Ciao. Sono terminate. Ciao. Prenderanno domani alle 17.30 con la TV dei ragazzi, con la terza puntata di BB Birichino. Alle 19.45 seguirà la TV degli agricoltori e il telegiornale delle 20.30. Indi la 20ª puntata del romanzo sceneggiato La cieca di Benevento. Mi correggo, di Sorrento. Signore e signori, buonanotte. Che ti sei persa.